Ah, che bella giornata oggi! Ho proprio voglia di fare un gioco vanilla. No, no, no! Tu non andrai da nessuna parte! Oggi dovrai fare un gioco per me! Sono questo pianeta! Devi sopravvivere per ben 24 ore su di me! Vedrai, sarà semplice e divertente! Diamo il via alle danze! Cosa? Ma come caspita sono finito qua sopra? Quindi, Dunisiani, non so se avete capito, noi ora dovremmo sopravvivere su questo pianeta. Allora, sono in una versione vecchia. Qua si può vedere anche una cella degli SCP, là c'è un villaggio. Porca miseria. Che bello. Beh, allora iniziamo subito a raccogliere del legno, perché è la cosa più importante da fare sul vanilla. Dovremo sopravvivere per queste 24 ore. Vedrete, vi piacerà. Ok, ho raccolto il primissimo albero. Adesso devo semplicemente fare una crafting table e fare le classiche cose. Perché miseria, chissà come sarà sopravvivere per davvero su questo pianeta. Chissà che cosa spawnerà qua sopra. Chissà che cosa potrò fare e cosa non potrò fare. Chissà quale sarà il limite di sopravvivere su un pianeta così piccolo alla fine, in confronto magari all'immensità della Terra. Voi sapete che su Minecraft è pienissimo di cose, pienissimo di... Oh! Ho appena trovato un qualcosa di bello. Un qualcosa di molto bello che... ma che bellezze che ci sono qua. Beh, allora forse questo pianeta non è così difficile da sopravvivere, cioè nel senso è abbastanza semplice da quel che si vede, no? Tunisiani. Anche se qua mi puzza, secondo me c'è qualquadra che non cosa, perché se ci pensate, non è possibile, non è possibile, cioè secondo me questo pianeta ha qualcosa in mente, eh? Chissà, forse dovremmo scoprire che cosa ha in mente. È abbastanza inquietante come cosa in effetti. E qua è pieno di diamanti, porca miseria, ma ce ne sono un sacco. Com'è che faremo però a vedere cosa ha in mente questo pianeta? Vabbè, sicuramente andando qua sopra, capiremo appunto meglio cosa abbiamo da fare. Allora, quello che posso fare adesso sarebbe una fornace, però adesso magari mi prendo altra pietra. Ok, perfetto, ho preso un po' di carbone e anche un po' di pietra, ora potremo sicuramente sopravvivere. Porca miseria, però, guardate qua, chissà come mai questo pianeta è spawnato, è come se si fosse praticamente staccato dalla Terra e fosse venuto fin qua. È molto bella come idea. Là, se vedete, c'è anche un canyon. Però mi incuriosisce quella strana struttura degli SCP. Però ho sentito uno zombie. Non vorrei che fosse qualcosa di strano. Vabbè, cerchiamo di sopravvivere semplicemente. Allora, prima di tutto, ora dovremmo fare un piccone per prendere i primi diamanti. Porca miseria, i diamanti, che buoni! Sì. Diamanti, datemeli tutti quanti. Ok, perfetto. I primi diamanti, perfetto, perfetto. Oh, ho pure fatto, no, l'achievement, l'advancement dei diamanti, perché sono molto belli. Adesso prendiamo anche ferro, che ovviamente ce ne serve molto di ferro, no? Perché, Dunisiani, voi dovete sapere che il ferro, proprio come i diamanti, è molto importante. Cioè, c'è qualcuno che snobba il ferro, ma io, cioè nel senso che dice, buh, che schifo il ferro, cioè veramente fa schifo in confronto ai diamanti. Certo, fa schifo, però è sicuramente molto importante proprio come i diamanti. Però, qua con me, come al solito, c'è il mio amico Strizza la Pizza. Silenzio, per favore, non ti ho interpellato, perché voi dovete sapere che a volte lui prende... Ah! Mi sono dato un qualcosa sull'orecchio, porca miseria. Vabbè, insomma, a volte prende e dice cose... Ah, nostra insaputa, veramente, io sono scioccato dal nostro amico Strizza la Pizza. Io per ora mi voglio fare un'armatura in diamante, Dunisiani, sì, perché guardate, c'è un sacco di diamante qua e possiamo usare tutte le risorse che abbiamo, tutto il ferro, tutte le cose per prendere... Oh mio Dio, che bello! Magari fosse così pieno di diamanti questo mondo. Ok, adesso possiamo ritornare sopra. Vabbè, sto scavando col piccone in ferro la terra, lo so, non picchiatemi. Però ora possiamo farci un'armatura in ferro. Wow, abbiamo già l'armatura in diamante. Porca miseria, che bello. Ok, perfetto, vedete, ora sono bellissimo tutto quanto indiamantato, tutto quanto... Vedete quanto sono bello. Ok, perfetto, pieno di diamanti.
Mi sto preoccupando comunque per le cose che sto dicendo. Allora, qua ho fatto un piccone in diamante. E poi, adesso, porca miseria, no, non ho più gli sticks. Gli sticks servono un sacco, porca miseria. Mannaggia, però almeno abbiamo una spada in diamante. Chissà come sarà però vivere la notte. Perché c'è la statua qua? Perché c'è la statua qua? È arrivata la notte. Appena è arrivata la notte abbiamo trovato la statua. No. Stiamo attenti. Allora, per chi non lo conoscesse, questo SCP praticamente ti attacca appena... Oh mio Dio. Anche se ho l'armatura in diamante, praticamente ti uccide. Dionisiani, porca miseria. Non ci voleva questa cosa. Ma adesso come caspita facciamo? Oddio no, cosa ho fatto? Non lo so, non volevo fare questo. Vedete, non possiamo attaccarla. Però io conosco una tecnica. Una tecnica che ho imparato con l'esperienza, ok? Questa tecnica dovrebbe essere che la statua si può spaccare. Se insistiamo, cerchiamo di insistere. Sempre di più, ok? Non dovrebbe farci niente, ok? In teoria dovremmo riuscire a distruggerla, no? Però basta che non la guardiamo sempre. Dobbiamo sempre guardarla, altrimenti ci uccide. Ci potrebbe anche uccidere da un momento all'altro, in effetti. Però, non vedo, non stiamo riuscendo tanto a distruggerla. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Porca miseria. Ma non è che magari esce da là? Potrebbe anche essere, in effetti. Allora, dobbiamo stare attenti, perché se arriva qualche altro SCP, potremmo lasciarci davvero le penne. Allora io vi aggiorno subito, appena magari ne arriva un altro. Nel caso non ne arrivi un altro, meglio, siamo sopravvissuti alla notte. Però, da come vedo l'andazzo, secondo me ne arriveranno altri. No, 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 Dionisiani, 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 Dionisiani. Oh, 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 oh! No, 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 stiamo calmi. Porca miseria, no. C'è l'SCP-096 qua su quest'isola. No. No, no. No, no, no. Se questo ci spacca tutto. No, 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 no. Allora, aspettiamo un attimo. Fermi tutti. Allora. Porca miseria, allora. Stiamo calmi. Stiamo calmi perché qua potrebbe spaccarci tutto. Allora. Cosa? Come ci è arrivato l'SCP-096 qua? Come cavolo ci è arrivato? Come caspita facciamo ad uscire adesso? Dobbiamo sopravvivere sull'isola. Scusate, ma cosa c'è là? Perché c'è scritto fanne buon uso? C'è una chest. La broken telekill. La telekill rotta. Ok, forse ci sta dicendo qualcuno che possiamo andare ad uccidere SCP-096. Ok, abbiamo mangiato la mela, allora dobbiamo stare calmi però perché qua... Allora, lui potrebbe anche averci, diciamo, scordati. È qua, via. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta, porca miseria, quello ci avrebbe ucciso, ci avrebbe uccisi completamente. Meno male che abbiamo trovato quella telekill sword. Questa telekill sword. Ok, io spero proprio che non si presenteranno altri SCP. Comunque, siamo sopravvissuti. È giorno. Bravo, hai fatto bene. Ora ritorna giù e riposa in pace finché non ti richiamerò. Oh, grazie. Questo pianeta comunque è proprio strano. Ma sono spawnati un sacco di cose. Oh mio Dio, no. Vabbè, tanto qua possiamo ammazzare tutti. Ma sì. Allora, prima di tutto, porca miseria, no, ce ne sono troppi. Adesso vedi che muoio davvero qua io. No, ma che siete pazzi? Siete pazzi, però io tanto la telekill, cioè chi se ne frega. Ma sì, ce ne sono. Ah, stupidi. Che brutti, che schifo. Porca miseria, ok, andiamocene via, ciao. Io me ne vado, addio, ciao, per sempre. Quindi, grazie per aver guardato questo video, Dionisiani. Spero che questa modalità vi sia piaciuta. Secondo me è stata molto bella sia da registrare che da fare, diciamo che secondo me è stata anche bella da vedere, però poi dopo dovete scrivermelo voi, nel senso scrivetemi voi se volete vedere un altro episodio di questa modalità, no, con la di sopravvivere con gli SCP su questo pianeta molto oscuro ed infernale. È molto bello secondo me questo concetto. Allora, grazie per aver guardato questo video, mi raccomando, se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete
telekill, ok, scrivete telekill perché questa qua ci sta aiutando a sconfiggere questi schifosi esseri che abbiamo visto anche nel video del Cartoon Cat. Andate a vederlo perché è molto molto curioso quel video, molto pauroso insomma. Ciao Dunisiani.